Nei settori giovanili si inizia ad insegnare la tecnica di determinati fondamentali. Abbassando la cremagliera possiamo riprodurre una battuta flottante con i piedi per terra, dove ci permette di allenare anche con i giocatori più giovani, anche con i giocatori che iniziano ad approcciarci alla pallavolo, possiamo insegnare la corretta tecnica per quanto riguarda il fondamentale della ricezione. Va bene. L'hai visto tu? Parti da più dentro. Ce la fai a farla cadere qua? Bravo, perfetto. Quando lui più o meno ha fatto questo, tu metti lì dentro il pallone, perché se lui parte quando tu metti il pallone non ci arriva mai. Quando lui lo vede che fa il movimento, gli mette dentro il pallone, hai capito? Con Wingshot abbiamo l'opportunità di allenare non solamente la battuta, ma bensì anche altri fondamentali. Uno di questi si presta molto bene all'allenamento della difesa, anche qui un allenamento analitico. Non abbiamo la necessità di avere giocatori che saltano centinaia di volte e che schiacciano centinaia di palloni. E in questo preciso frangente stiamo allenando la difesa del posto 4, che deve uscire e scendere quando il palleggiatore avversario decide di giocare una palla molto veloce in posto 4. Anche qui rientriamo in un contesto di esercizi di allenamenti specifici, individuali, dove si può riprodurre un gesto molto 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 vicino alla realtà. Anzi, in determinate circostanze riusciamo a riprodurre delle azioni che sono molto molto difficili da trovare in partita, in modo tale da mettere nelle nostre condizioni i giocatori che in determinate fasi della partita potremmo essere addirittura avvantaggiati, perché siamo abituati a una velocità della palla molto più elevata di quello che poi succede nella realtà. In questo caso qui abbiamo l'opportunità di allenare la difesa su palla spinta in posto 4 del nostro libero. Solitamente il libero difende sempre in posto 5. Anche qui con la grande ci vuole una grande creatività, una grande manualità e una grande inventiva da parte di quello che è sulla macchina, dell'assistente o dell'allenatore, per poter non solamente riprodurre una schiacciata addosso al difensore, ma anche spostarlo leggermente un po' sulla destra oppure anche un po' sulla sinistra. Sempre nell'ambito dell'allenamento individuale noi possiamo riprodurre il più possibile le azioni che si vengono a creare all'interno di una partita. In questo caso abbiamo introdotto un muro sintetico dove copre una parte del campo e dove la macchina chiaramente deve sparare il pallone fuori da questo muro, che è molto reale per quello che poi avviene durante la partita. E il posto 5, in questo caso il libero, si deve piazzare fuori del muro sintetico, che sarebbe a simulare il muro del centrale, per difendere una diagonale media, che è una delle palle più frequenti che vengono fatte dagli schiacciatori nell'ambito di una competizione, nell'ambito della partita. Con grande facilità e in pochissimo tempo abbiamo ribaltato la situazione dell'attacco. Prima l'abbiamo fatta in posto 4, adesso stiamo simulando un attacco dalla seconda linea. Anche in questo caso c'è l'utilizzo del muro sintetico, però c'è uno spazio importante fra la stina e la mano sinistra del posto 4, dove chiaramente il libero, in teoria il difensore più forte della squadra, deve avere una grande responsabilità per quanto riguarda la difesa in parallela. Velocemente possiamo passare dalla difesa sulla parallela alla difesa sulla diagonale, sempre con l'attacco da seconda linea e sempre con l'utilizzo del muro sintetico, il quale ci impedisce di schiacciare, diciamo, di utilizzare la parte centrale del campo, ma di obbligare le traiettorie ad essere delle traiettorie sulle diagonali. Oltre a tutti i vantaggi che abbiamo visto che ci può offrire Wingshot, non per ultimo e non per meno importanza, che dopo una mattinata dove abbiamo sparato centinaia e centinaia di palloni, possiamo vedere che il pallone non è assolutamente usurato e di conseguenza abbiamo l'opportunità e il grande vantaggio di non consumare palloni e non doverne cambiare troppo spesso.